fraintendimenti perché si può intendersi fra i soggetti, fra le persone, ma si può anche fraintendersi. Quello che io volevo sottolineare non è soltanto che questo fraintendimento dipendesse dall'ignoranza, oppure che è possibile, o della inconsapevolezza, comunque, o degli errori. Ma la cosa che mi premeva di più, quando i fraintendimenti sono dettati da una sciatteria, oppure da una volontà di non voler collegarsi con gli altri, non avere neanche quella curiosità sana verso il mondo. Quindi il fraintendersi voluto, e quale responsabilità ne corrisponde? C'è anche un'altra questione, che è quello di situarmi questo fra intendersi, non comprendersi. Questo fra, che è il luogo dove si può avere un ascolto attivo per progettare, ovviamente per stare insieme. Infatti un racconto dico che una specie di balcone sospeso in aria, una casa costruita attraverso i racconti, ci vogliono sia le parole ma anche le orecchie che hanno voglia di ascoltare, ma questo ascolto non è un ascolto passivo, è un ascolto attivo, che quella casa sfocia in un balcone sospeso in aria di fronte all'Oceano Indiano. Di fronte all'Oceano Indiano può capitare di tutto.